Buongiorno a tutti, buona pausa pranzo. Come promesso, qui con me oggi c'è il re di moda veggia, Davide Codazzi. Ciao Davide. Ciao a tutti. Come stai? Benissimo, grazie. Grazie di essere venuto qui, di essere sceso dai tuoi boschi e di essere venuto qui in città. Mi fa piacere. Ti fa piacere? Sì. Microfoni spenti, prima mi raccontavi che ogni tanto passi da Milano per mangiare il pesce. Questa cosa mi ha fatto ridere molto, perché c'è sempre questa battaglia, che è vero, a Milano c'è il pesce più fresco di tutta Italia. Quindi fai bene a venirla a mangiare qui, anche se il mare non ce l'abbiamo. Allora vedi, ho fatto una cosa intelligente, sì. Dai. Senti, questa è la nostra pausa pranzo. Io chiedo sempre agli ospiti che vengono di raccontarci un po' come passi tu le tue pause pranzo. Io lo so perché ti seguo, ho guardato un pochettino, tu dici mangio qualcosa di veloce, poi ci si riposa e si ritorna con la giornata. Quindi qual è la pausa pranzo del pastore? Allora, di solito se siamo fortunati abbiamo qualcuno con noi, quindi dipende dal turno. Ogni tanto capita a me di preparare il pranzo, oppure arriva il pranzo pronto, perché mio papà si ricorda sempre di me, nel senso che lui è quello che gestisce il rifugio e magari ci porta qualcosa di pronto e dopo va solo scaldato. Beh, che bello questo, no? Sì, mamma, sì, è come quando gli ascoltatori che mi dicono che hanno la schiscetta che li prepara la mamma, oppure che vanno nella pausa pranzo a mangiare dai genitori e poi tornano al lavoro. Che bello questo. Sì, è molto molto bello, molto bello. Però dipende dal turno, nel senso che io d'estate questo lavoro lo condivido con un ragazzo fisso che si Francesco, chiama Francesco, lo salutiamo, sì. Che non è voluto venire. Lui è a Milano, non sono proprio... Gli dobbiamo far cambiare idea, deve capire, deve anche provare. Lui che a piccole dosi può andare bene. Deve provare, sì, bravo. Senti, allora, facci entrare un po' nel mood di Moda Veggia. Come è nata l'idea di condividere la tua vita del pastore di questi giorni e quando hai capito che iniziava a prendere piede, avere successo la tua pagina, a capire che quello che fai tu era condiviso e creava curiosità? Allora, ho cominciato a condividere qualcosa durante il Covid, perché ho notato che comunque le persone, secondo me, più avanti, più brave, cioè le persone che secondo me sono brave nel mio settore, hanno cominciato a condividere tanto e allora ho cominciato a farlo anch'io, però l'ho fatto un po' sforzandomi, l'ho fatto per esigenza e invece ho capito che era una cosa che mi piaceva fare. Quindi ti piace adesso? Sì, mi piace. Okay, sì, c'è una cosa che mi piace, condividere il nostro lavoro, quello che facciamo, la nostra vita. E sicuramente quest'estate o un pelo prima di quest'estate, appunto facendo vedere veramente, quindi le cose vere e raccontando proprio le cose vere che succedono in montagna, prima magari cercavo di capire meglio come raccontare la cosa, adesso invece vai più libero, sei più libero, bravo, è la cosa migliore. Ho tolto i filtri e racconto proprio semplicemente tutto quello che facciamo, non c'è filtri, dico sempre la verità, ogni tanto dico cose anche un po' giusto che magari uno dice ma non le condivido, però mi piace, vai. Perché sono una persona che non riesco a dire bugie. Ma probabilmente la gente, i tuoi follower capiscono e percepiscono anche questo, quindi la verità del tuo racconto, no? Può essere, sì. Senti, ma tu ce l'hai la tua vacca preferita? Certo, sì. Sì, e da cosa si capisce che è la tua... come entri in contatto? Allora, a me ti colpisce come una persona, nel senso che questa vacca mi ha colpito perché? Perché è la più intelligente, secondo me. Cioè, è la più è più intelligente? Sì. Secondo me sì, cioè è molto intelligente. Questa vacca purtroppo... Quindi basta dire a noi donne che l'intelligenza è secondaria. Vedi, a te della tua mucca ti ha colpito l'intelligenza. Sì, vedi? Sì, sì. È il femminismo, è la rivolta anche delle mucche. È vero, è vero. E da cosa... Cioè, questa cosa davvero mi interessa, perché per te forse è immediata ed è ovvia, ma guarda che per chi non ha tanto contatto con gli animali, o magari con gli animali come le mucche, che poi in realtà, sai... In città magari uno ha più contatto con i cani e i gatti, però invece ognuno ha il proprio carattere, quindi questa mucca ti ha colpito perché ha il suo carattere, perché, giustamente. Certo, ogni vacca ha il suo carattere, c'è quella che non si lascia accarezzare, perché non si le lascia piace? Accarezzare, no, è permalosa, cioè lei vuole stare per i fatti suoi. C'è quella che quando, cioè per dirvi questa cosa, questa vacca ogni, più o meno le nostre vacche ogni 2 anni hanno un vitellino. Questa vacca quando partorisce non la trovi. Non la si trovi, nasconde. Si nasconde. Col vitellino. Non la trovi. E te magari vorresti dargli una mano perché la gravidanza
ha bisogno di comunque magari un aiuto, ma lei non la trovi. E quindi ti accorgi che torna dopo un po', magari, e ha lasciato però il vitellino e un posto. Quindi noi dopo dobbiamo andare in giro a cercare il vitellino. Ma perché, cara, sì, e anche dopo anni non ha capito che si potrebbe fidare un po' di più alla sua natura. Sì, lei va, sì. Bella sta cosa. Stiamo parlando di vita all'aperto, del pastore 2.0, potremmo dire. E mi ha colpito, guarda, mi colpisce tantissimo. Io amo tanto, tanto gli animali, questa cosa che c'è la mucca preferita, perché in realtà vorrei tanto averla anch'io, una mucca preferita. Però la mia gallina preferita. Ci sta. La mia zia. Ci sono le galline e io con questa gallina vado d'accordissimo, si fa fare le coccole con me, da me. Ti credo. Sì. Ti credo che succede questa proprio cosa. Viene da me, mi punzecchia il polpaccio, io devo fare le coccole. Guarda, mi viene una tenerezza infinita. Ascolta Davide, non posso non farti una domanda sul contadino cerca moglie. Che esperienza è stata? Allora, è stata un'esperienza molto bella, cioè io la metto come un più. Nella tua vita? Assolutamente, la rifarei. È stata bella. Diversa da quello che tu sei, da quello che tu fai, però una di quelle esperienze che ti lasciano il segno positivo. Sì, assolutamente. Ok, bella questa cosa. Quando vengono da te, magari durante i mesi caldi, quindi nel peggio, le persone, so che dai la possibilità di condividere, no, il tuo mestiere di pastore, poi si può dormire anche da generazioni, tre generazioni, voi avete un agriturismo che si chiama, perdonami. Allora, abbiamo un agriturismo di proprietà che si chiama Adavegia. Adavegia, sì, eccola. Che si trova tra Sondrio e Morbegno. E invece d'estate gestiamo un rifugio. Sì. Dove si vendono anche prodotti locali, sì, vero? Che sì, producete voi. Ed è lì che ci si può raggiungere per stare un po' con noi. Cioè, io è lì che invito le persone, sì, che invito tanto le persone, perché la montagna merita. Bello, bello. Ecco, voglio sapere qual è la cosa che fanno più fatica a fare chi decide di venire a passare uno o due giorni insieme a te in alpeggio? La difficoltà più grande qual è secondo te? Allora, sicuramente mancano un po' di comodità nella baita. Quindi ti hanno rotto le scatole perché magari non si sono sentiti del tutto comodi? Sì, assolutamente. Sono proprio dei cittadini. Allora, c'è stata, per dirvi, una ragazza dalla Toscana e potete capire, lei aveva questa abitudine, quindi si svegliava a mezzogiorno, andava in spiaggia il pomeriggio e la sera discoteca. Ha voluto fare un'esperienza con noi, mi ha scritto, mi ha detto mi piacerebbe, Davide, è venuta, si è fermata la domenica, il lunedì mi fa, Davide, mi sa che torno a casa perché è un po' troppo dura. E io gli ho detto 24 ore? Io gli ho detto, Alice, ti avevo detto che poteva essere dura i primi giorni e potevi subire uno shock. Però fermati ancora qualche giorno che magari ce la fai. Ce l'ha fatta questa ragazza, vedi? Si è fermata 7 giorni e si è fermata un giorno in più perché la persona che doveva sostituirla arrivava solo il giorno dopo. E allora la sera ci ha detto, Davide, mi fermo un giorno in più perché sennò siete solo voi due. Ah, è cara, stata carinissima. Che bella questa ed cosa. Ed ha imparato anche a fare tante cose, si è abituata a questa vita. Quindi mi ha... Sei ancora in contatto con Alice? Sì, sveglia un po' prima? Adesso va a scuola. Mamma mia, che fatica. C'è un messaggio per te. Buongiorno, sono Stefano da Sondrio. Vorrei fare un saluto a Davide, che conosco benissimo. Faccio i complimenti a lui e alla sua azienda per tutto quello che fa, per il formaggio che è veramente, veramente buono. Che poi buono, faccio i complimenti anche a voi. R101, ciao da Stefano. Ciao Stefano, grazie. Vedi, ti arrivano i complimenti. È bella questa cosa. Prima di salutarci, Davide, so che volevi dire qualcosa, che ci tenevi. Sì, allora, credo che sia bello nella vita avere delle ambizioni, degli obiettivi, e noi ce li abbiamo. Abbiamo l'obiettivo di costruire una stalla in montagna. Quindi mi farebbe piacere che continuate a seguirci e magari più avanti vi chiederemo anche una forma di sostegno. Certo, per aiutare a realizzare questo perché sogno. È un obiettivo veramente importante, farebbe stare bene noi nel senso anche come, cioè
mi fa venire voglia di raccontarvela questa cosa, sì, certo, di farvela vedere. Quindi, come vi ho raccontato fino adesso quello che è stata la nostra vita, continuerò a raccontarvi anche questo sogno, questo obiettivo. Poi fa star bene anche le mucche avere la stalla su, sì. È quello. Solo. Va bene, grazie Davide, grazie di esserti aperto così a noi in maniera libera. Le porte di Aero 101 saranno sempre aperte per te. Bene. La prossima volta chiamiamo Francesco, sì, anche. Ci sta. Grazie, Davide Codazzi, Moda Vegia.